Prima pausa della partita del Varese contro il Feltre. Abbiamo il piacere di avere Matteo Gallo di Varese Sport. Che effetto ti fa vedere un palaghiaccio quasi pieno questa sera, una sera come quella del Falò? Vuol dire che c'è tanta passione per i mastini. Effettivamente ci sono, penso, 900 persone a vedere questa sfida, che vale l'accesso a un nuovo sogno, perché nel weekend ci sono le Final Four ancora una volta per il secondo anno consecutivo qui a Varese alla 5S Arena, e vuol dire che quel fuoco che bruciava negli anni 90 per i mastini arde ancora tantissimo forte, e non c'è falò che tenga alla passione per il mastino. Una formula della Coppa Italia un po' particolare, dove non conta la differenza reti, ma basta vincere una partita e pareggiarne una per andare avanti. Sì, la formula, diciamo, che non è proprio di primo accesso per chi non è proprio dentro all'hockey. Forse sarebbe da rivedere un po', anche perché penalizza magari formazioni che magari, adesso vediamo cosa succederà, però chi magari vince con un largo scarto la prima gara non cambia niente, perché la seconda si riparte a 0-0, bisogna vincerla e sperare nella fortuna. Invece stasera qua siamo ancora sullo 0-0, una gara all'andata, il Mastino ha vinto 3-4 in quel di Feltre, quindi con un risultato così sarebbero passati, però è una formula che andrebbe semplificata, magari copiando dal calcio, Roberto. Senti, come ti sembra il livello di questo campionato in confronto alla scorsa stagione? Ma ti dirò, onestamente mi sembra che il livello si sia leggermente alzato rispetto all'anno scorso. Si vede qualcosa in più a livello di pattinaggio. Ecco, rispetto all'anno scorso, parlavo anche con qualche spettatore prima dell'inizio della partita, si vede anche spesso qualche tiro al volo in più, cosa che l'anno scorso proprio mi era rarissima vedere durante le partite. E speriamo che prosegua questo trend di crescita delle squadre e dei giocatori, però per crescere ci vogliono i vivai, tanti giocatori, dai tanti numeri si può stare alla tanta qualità, piccoli numeri non si riesce mai a fare tanta qualità, quindi l'importante è anche che le società lavorino tanto con i giovani. Tu segui, hai il piacere di seguire anche le vicende dell'hockey ticinese, soprattutto dell'hockey Club Lugano, che hai una simpatia come me, però questa sera un applauso magari al Ginevra Servette, che è riuscito ad arrivare a una finale di Coppa Campioni, che insomma, tanta roba anche per loro, eh? Direi assolutamente di sì, anche perché è la prima volta nella storia che una squadra svizzera va in finale di Champions Hockey League e quindi va a giocarsi il titolo, quindi già di loro hanno scritto una pagina di storia. Vanno fatte loro le congratulazioni al Ginevra Servette, che ha un ticinese come Bertaggia nelle sue fila, che fra parentesi hanno vinto per la prima volta un campionato, quindi non è una squadra blasonata al massimo come può essere, non so, come lo Zurigo, lo Zugo, il Lugano, sì, o il Berna. Hanno colto la palla al balzo, diciamo così, hanno avuto one shot, hanno avuto l'occasione e l'hanno giocata fino in fondo, hanno rimontato poi in una gara i finlandesi del Lucco che erano avanti 2-0, quindi praticamente erano già con le spalle al muro e con un piede già sulla scaletta dell'aereo per tornare in Svizzera, invece l'hanno rimontata, e se non mi sbaglio il gol del 3-2 l'ha segnato nel terzo periodo Valtteri Filppula, che è un signor giocatore. Grazie Matteo, e ci vedremo sicuramente alle finali di Coppa Italia, indipendentemente da come sarà l'esito della partita di questa sera. Grazie a te Roberto, un saluto a tutti i visionari di UTC Web TV.